Il cuore con dentro il nome Antonio che Melanie Griffith ha sfoggiato fino a oggi, è scomparso. L'attrice, reduce dalla separazione da Banderas, ha scelto di coprire la prova tangibile del suo amore con il divo hollywoodiano. La 56enne Melanie ha preso parte al Taormina Film Fest sfoggiando la stessa maschera di allegria mostrata al pubblico fino a questo momento. Sorridente e a suo agio, si è concessa al pubblico che ha immediatamente notato due tra i cambiamenti più evidenti intervenuti in lei. Il primo riguarda il maglioncino che la Griffith ha indossato sulle spalle per tutta la durata del festival. Strategicamente drappeggiato sulle braccia, le è servito a camuffare proprio quel tattoo che aveva dedicato al suo uomo, il primo simbolo tangibile del loro amore. A guardare meglio, però, ci si accorge che al tatuaggio in questione manca qualcosa. Il cuore è rimasto, ma il nome è Antonio in esso contenuto che manca. Sbiadito e quasi invisibile, il nome dell'amore più grande della sua vita è sparito dalla sua pelle. Melanie ha provveduto a coprirlo con il make-up, proprio adesso che era diventato così ingombrante da portare. Una storia finita da tempo. Non si amavano più da tempo, e questo ciò che dicono di loro quelli che li hanno conosciuti. Il loro rapporto si sarebbe trascinato troppo a lungo perché si potesse sperare in un ultimo colpo di scena, qualcosa attraverso il quale sperare di poter ricominciare. Purtroppo, non è andata così e la scelta della Griffith di cancellare il tatuaggio è un chiaro segnale del fatto che il divorzio andrà avanti. L'affidamento del cane e la spartizione del patrimonio milionario che hanno accumulato negli anni sono solo gossip, ultimo baluardo di un amore finito alla deriva, sbiadito per lasciare posto all'indifferenza. E con esso, sparisce anche l'ultima prova fisica di un matrimonio che ha da tempo smesso di renderli felici. Chi se ne frega?